Buonasera amici, benvenuti e abbiamo... Siamo in onda. Attenzione perché è un momento veramente importante. Abbiamo qui vicino a noi il prossimo presidente della Repubblica Italiana. Turla Erika. Erika, votatela assolutamente. Faccio un appello ai deputati, ai senatori della nostra Camera Italiana. Allora, intanto fai un saluto ai tuoi amici Salvini e Di Maio. Ciao Salvini, ciao Di Maio. Perfetto. Vedete che rapporto di intimità. Allora, da dove vieni? Da Sulzano. Ok, e conosciamola meglio perché dovete sapere che non è il Papa, quindi anche il Presidente della Repubblica si può sposare, vero? Ovvio. E questa sera è qui da noi a festeggiare. Non ho detto niente. In anonimato, tu parla, non ti preoccupare, tanto okay. Devi imparare a fare i discorsi al pubblico, quindi tu parla di delle cose importanti. E diciamo, è qui a festeggiare il suo futuro matrimonio. Chi sarà il futuro marito? Lorenzo, perfetto. Come vi siete conosciuti? Conosciuti. Beh, in qualche modo spero vi siate conosciuti perché se ti sposi... Tramite il mio ex fidanzato. Ma davvero? Sì. Bellissimo. Com'è andata? Dici un po'. È andata male poi. No, com'è andata che l'hai conosciuto col tuo ex? Tramite il mio ex fidanzato. Erano amici? Quasi. Non c'è rimasto benissimo, mi sa. No, direi di no. Quindi cambiamo argomento. La domanda che tutti si stanno facendo: come hai intenzione di risollevare il PIL italiano? Oddio, no, non lo so. Sarà uno dei tuoi compiti, è meglio che ci pensi. No, ci pensa Salvini. Ah, ci pensa Salvini, mi piace perché già sta demandando le funzioni ad altri. Perfetto, allora svelaci in anteprima quale sarà l'argomento di discussione del tuo discorso di fine anno nel 2019. Ci penserà Salvini. Ci pensa Salvini, scrive tutto Salvini, molto bene. Quindi grazie Matteo per aiutarci concretamente. Ecco, le loro amiche avranno un ruolo nel tuo futuro mandato, loro. No, forse lei. Quella in giallo? Sì, lei. E cosa fa lei? No, lei qualcosa gli faremo fare, dai. Gli faremo fare, lo scopriremo, quindi ricordate la ragazza vestita di giallo con quella faccia lì, che sarà la prossima Repubblica, è importante. Presentiamola, ciao. Ciao, mi chiamo Claudia. Bene, ciao Claudia, dicevo, ricordatevi di lei perché ti darà un ruolo nella prossima legislatura, questo ti ha anticipato. No. Non sa ancora cosa, ma qualcosa farai. Va bene, ci sto. Quindi visualizzate e ricordate questa faccia. Torniamo dalla nostra festeggiata. Intanto riprendiamo le amiche. Ti salutiamo e ti auguriamo una buona festa. Ciao! Grazie.